buongiorno, grazie a tutti per la vostra partecipazione. Aspetta Paola. Prego. Buongiorno, grazie a tutti per la vostra partecipazione. Io sono Paola Paltretti, presidente della WISP di Bologna, e oggi siamo veramente qua insieme a tanti amici per presentare il progetto nazionale di Pillole di Movimento. Pillole di Movimento è nato a Bologna nel 2011 grazie a una rete che ha visto WISP, le farmacie, l'azienda ASL crederci da subito. E per noi quindi è proprio un motivo di orgoglio vedere che quest'anno il progetto avrà una valenza nazionale, grazie all'WISP nazionale che ha creduto in questo progetto, l'ha presentato al Dipartimento dello Sport che quest'anno l'ha finanziato a livello nazionale. Lascio la parola al nostro presidente Tiziano Pesce, che entrerà nel merito del progetto per spiegare il progetto. Introduco solo un'altra cosa, che la forza di questo progetto, cioè Pillole di Movimento, è un progetto molto semplice e questa è la sua forza, perché vuole arrivare a tutti i cittadini. E andando in farmacia si ritira questa scatola che sembra un farmaco, ma in realtà all'interno non c'è un farmaco, ma ci sono dei buoni per frequentare gratuitamente per un mese palestre e piscine. Tutto questo è stato possibile grazie a una rete molto capillare di società sportive che in tutta Italia mettono a disposizione gratuitamente le attività. Il nostro obiettivo è quello di rimettere in movimento i sedentari e di farlo stimolandoli non solo al movimento, ma anche al tornare a vivere dei momenti di socialità. Noi sappiamo che cosa stiamo vivendo, che cosa abbiamo vissuto e speriamo davvero di avere davanti dei mesi che ci rimettano in movimento e insieme alle altre persone. Non voglio rubare spazio, lascio la parola al nostro presidente Tiziano Pesce. Grazie, grazie Paola, buongiorno a tutte e a tutti. Grazie a chi è intervenuto qua in questa splendida sala a Palazzo d'Accursio, sede del Comune di Bologna, a cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti da parte di tutta l'UISP. Avremo fra poco con noi il sindaco del Comune di Bologna, Matteo Lepore, ma qua al tavolo con noi, la saluto e la ringrazio, abbiamo già l'assessora allo sport e al bilancio, Roberta Licalzi. E un saluto anche a chi ci segue in diretta streaming sulle pagine Facebook, social di UISP Nazionale, sul canale YouTube, e anche a chi seguirà ovviamente poi la registrazione di questo per noi importantissimo appuntamento. Un saluto particolare, credo che sia già collegato, non è presente qua con noi per impegni istituzionali presso oggi il governo, un saluto al dottor Michele Sciscioli, capo dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che interverrà fra poco, lo ha già sottolineato Paola Paltretti, ovviamente a Paola, tutto il Comitato WISP di Bologna, un grande ringraziamento non solo per la giornata di oggi, ma perché dobbiamo al Comitato di Bologna, se oggi siamo qua, a presentare una campagna nazionale che è partita da un'esperienza importante del Comitato di Bologna, avviata nel 2011, Pillole di Movimento, da buona pratica territoriale diventa oggi appuntamento campagna nazionale, come ha già sottolineato Paola, una campagna nazionale che io definirei, anche partendo dal definirla campagna di comunicazione, di sensibilizzazione, di contrasto alla sedentarietà per promuovere corretti e sani stili di vita attivi. Lo ha detto Paola, è un momento storico complicato, complesso, abbiamo necessità di superare gli indici alti di sedentarietà che in questo paese continuano a marcare segni molto negativi. Lo dobbiamo fare soprattutto anche con una buona dose di fiducia e di ottimismo per il prossimo futuro, auspicando di poter superare questa pandemia il prima possibile. Lo abbiamo già detto,
è importantissimo, fondamentale il supporto, il sostegno, la condivisione delle azioni progettuali e ovviamente non lo neghiamo anche il finanziamento di questo progetto da parte del Dipartimento per lo Sport. Io vorrei sottolineare, ecco, questa valenza non solo, e sarebbe già importantissima per il sostegno a questo progetto, ma per aver dato un segnale con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, col Dipartimento per lo Sport, di attenzionare, di prestare la giusta attenzione al nostro sport, allo sport sociale, allo sport di base, a quello sport come diritto di cittadinanza che la UIS promuove sin dalla sua costituzione del 1948, perché noi abbiamo questo obiettivo di arrivare, e siamo cocciuti e testardi, di arrivare ad un vero e proprio riconoscimento del valore sociale dello sport e soprattutto dello sport come politica pubblica. E abbiamo in sala collegati amiche, amici, partner di questo percorso, di questo viaggio. Un ringraziamento sentito particolare a Federfarma, la Federazione Nazionale dei Titolari di Farmacie Italiani, che ci supporta con le associazioni provinciali, al gruppo Farmacie, al gruppo Lloyds Farmacie e anche agli interlocutori della sanità pubblica. Oggi interverranno con noi, dopo Michele Sciscioli, appunto, Roberta Licalzi, assessore allo sport e al bilancio del Comune di Bologna, avremo con noi, come anticipavo, il sindaco Matteo Lepore, avremo Arianna Furia, responsabile dei servizi professionali di Admenta Italia, Lloyds Farmacia, Achille Gallina Toschi, presidente Federfarma dell'Emilia Romagna, Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento Sanità Pubblica, aziende dell'Unità Sanitaria Locale di Bologna. E poi ho lasciato per ultimo, ma non ultimo, questo personaggio che ho qua accanto alla mia sinistra con grande piacere, che non ha bisogno ovviamente di presentazioni da parte mia, Lodo Guenzi, un artista veramente straordinario, non lo dico per piaggeria, ma un artista che oggi è qua con noi non solo come testimonial, come testimone direi, ecco, più di questo percorso, perché ha accompagnato Pilloli di Movimento nell'edizione bolognese e ha voluto, ha raccolto il nostro invito. Grazie veramente, Lodo, per continuare questo percorso e lo sentiremo fra poco, e ovviamente ha prestato il volto allo spot anche che ci accompagnerà. E un ringraziamento particolare ai media presenti oggi, a quelli che in questi giorni ci stanno, hanno già iniziato con anticipazioni in questi giorni, a partire dalla televisione pubblica, ci stanno dando molta attenzione. Grazie, lo dicevo prima, questa prima di tutto, ma è proprio una delle azioni fondamentali del progetto, è una campagna di comunicazione. Vogliamo raggiungere più cittadini possibili, più cittadine possibili, proprio per trasmettere il valore dell'attività sportiva e fisica. Ha già detto molto Paola rispetto poi al progetto. Strumento semplicissimo, quello di andare in farmacia, di ricevere dal farmacista, comunque di trovare in farmacia delle scatolette. Abbiamo costruito delle scatolette che vedete qua sulle tavole, che sostanzialmente ricordano proprio la scatoletta tipica del farmaco da banco. All'interno non si troveranno le tradizionali pillole, ma si troverà un bugiardino speciale che dà delle indicazioni collegato anche a un QR code, a una web app che metteremo a disposizione, che di fatto presentiamo oggi, pilloledimovimento.wisp.it, che andrà ad integrare il supporto, ecco, della scatoletta, dove si troveranno le indicazioni territorio per territorio di come arrivare alle associazioni e alle società sportive coinvolte, attraverso cui mettiamo a disposizione un mese di attività fisica e sportiva gratuita. Non l'ho detto prima, lo diciamo ora: un coinvolgimento di 31 comitati territoriali della rete associativa WISP, quindi con altre tante città, aree metropolitane, ma arriveremo a coinvolgere, il dato preciso ad oggi, ben 235 comuni, 370 associazioni e società sportive, un ventaglio di oltre 1200 attività fisiche sportive, da quelle più tradizionali in palestra a quelle più innovative, attività all'aperto, attività non, come si suol dire, solo a secco, ma anche in piscina. Veramente per tutti i gusti e per la portata, proprio per le attitudini di qualsiasi cittadina e cittadino di ogni età. Siamo purtroppo, non ce lo dobbiamo ricordare oggi, nel pieno della quarta ondata del Covid. Questo progetto, che partirà nelle prossime settimane,
sarà anticipato da tutte le conferenze stampa locali, vuole essere anche un progetto attraverso cui l'UISP, la rete associativa dell'UISP, vuole mandare dei segnali precisi di fiducia. È un progetto ovviamente finanziato dall'ente pubblico, quindi deve rispettare determinati ovviamente canoni e anche una fase ovviamente di verifica nel corso delle azioni. Partiamo. Con febbraio tutte le farmacie coinvolte avranno i materiali e l'auspicio ovviamente di superare quanto prima questa ondata. Un ringraziamento, ecco, me lo permetterete, in casa, oltre al Comitato di Bologna, a tutti i nostri comitati coinvolti che ci stanno seguendo, dalle sedi territoriali ai nostri presidenti, dirigenti, gli operatori. Veramente una rete associativa che si mette a disposizione delle cittadine e dei cittadini. Mi fermo qua, forse l'ho già fatta fin troppo lunga. Ivano Maiorella, che ringrazio, nostro responsabile ufficio stampa e comunicazione, mi sta lanciando delle occhiate e delle occhiatacce. Ringrazio, ecco, ovviamente anche tutto il nostro staff dell'ufficio progetti, delle politiche per la progettazione nazionale. Abbiamo qua con noi oggi presenti Marta Gianmaria, responsabile ufficio progetti, e Silvia Saccomanno, coordinatrice dell'ufficio progetti e del progetto di pillole di movimento. Un'avventura che parte oggi e la continueremo a portare avanti sui territori tutte e tutti insieme. Grazie ancora. Grazie Presidente. Allora diamo la parola al dottor Michele Sciscioli, capo Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Buongiorno, mi sentite bene? Sì, sì. Sì, buongiorno. Mi spiace oggi non essere lì con voi a Bologna in presenza, ma dall'altro lato sono molto felice di poter partecipare anche a distanza al lancio nazionale di questo progetto. Sappiamo bene che i progetti che partono a livello locale, come avete già detto voi, le buone pratiche, e che poi riescono ad espandersi a livello nazionale, sono probabilmente la miglior rappresentazione di quanto di buono si possa fare, partendo piano piano, in maniera graduale, e cercando di capire quali siano le vere esigenze dei territori più piccoli, fino poi ad espandersi su tutto il territorio nazionale. Avete sostanzialmente tutti quanti già sottolineato la difficoltà del periodo che stiamo vivendo, questa quarta ondata che ci ha colti, non voglio dire di sorpresa, ma probabilmente non ci aspettavamo questo numero di contagi così alto. Il governo sta cercando di portare avanti in ogni caso le attività, favorendo la campagna vaccinale, cercando di permettere a quante più persone possibili che abbiano completato il ciclo vaccinale primario, poi quelle con il richiamo, di non limitare le proprie attività, a partire da quelle sportive. Avete già sottolineato l'importanza del ruolo sociale dello sport, e lo sappiamo bene, nel corso degli anni abbiamo visto quanto il lavoro svolto dagli enti di promozione sportiva, che più di altri organismi affiancano le associazioni sportive a livello territoriale nella realizzazione degli obiettivi, ci aiuti a farci identificare nei valori dello sport e supportarne lo sviluppo su tutto il territorio nazionale. Sappiamo quanto sia importante per le comunità locali lo sport e l'importanza della qualità dello stato di benessere psicofisico dei cittadini. Io ringrazio UISP perché un progetto come Pillole in Movimento risponde non solo alle esigenze specifiche di questa persistente situazione di crisi pandemica, ma di sicuro aumentano le possibilità di accesso alla pratica sportiva, incentivano i valori dello sport, della pratica sportiva, promuovono le pari opportunità e ovviamente cercano di contrastare in ogni modo ogni forma di discriminazione, favorendo l'inclusione e la partecipazione attiva. Questi sono i motivi principali per cui il governo, attraverso il Dipartimento per lo Sport, sta supportando 18 progetti,
promossi dagli enti di promozione sportiva, e l'importo totale di questo investimento nei confronti dei progetti promossi dagli enti di promozione sportiva ammonta a 10 milioni di euro. Sono tutti progetti partiti nel 2021 e continueranno per l'intero 2022. Sappiamo che non è sufficiente, sappiamo che le difficoltà di questi mesi hanno messo in grave crisi tutto il mondo dell'associazionismo sportivo. Nel corso del 2021 sono stati erogati quasi 300 milioni di euro per cercare di sostenere e far restare vive tante realtà sportive che soprattutto in questi mesi, e lo sappiamo soprattutto nelle ultime settimane, quanto altri problemi non direttamente collegati alla crisi pandemica stiano incidendo sulle attività delle associazioni sportive. Notizia degli ultimissimi giorni, ovviamente, delle ultime settimane, il caro energia che sta costringendo tantissime attività e associazioni a chiudere, speriamo soltanto momentaneamente. Non voglio aggiungere altro, vi posso dire soltanto che il governo e il Dipartimento per lo Sport ci sono, questi progetti, soprattutto quelli che cercano in maniera più particolare, specifica, innovativa di promuovere la pratica sportiva, saranno sempre e comunque sostenuti. Quindi andate avanti, un grandissimo in bocca al lupo per il prosieguo a livello nazionale di pillole di movimento. Vi auguro durante questa giornata di avere la possibilità di dimostrare quanto è stato già fatto a partire da Bologna e quello che potrà avvenire su tutto il territorio nazionale. Auguro a tutti quanti un buon lavoro, una buona giornata e un caro saluto a voi da Roma. Grazie molte. A questo punto, prima di lasciarti la parola, Lodo, vorremmo lanciare il video che nessuno ha ancora visto e dopodiché lascerei a te la parola. Per intanto grazie davvero, perché la tua è una partecipazione amichevole a questo progetto e noi ne siamo davvero onorati, perché noi crediamo che tu riesca a raggiungere, a far arrivare il nostro messaggio in modo forte e diretto alle persone di tutte le età, e di questo ti ringraziamo molto. Lancerei il video. È arrivato il nostro sindaco, grazie Matteo Lepore. Quindi partiamo col video, così ti facciamo subito vedere il video. Vieni a fare una partitina? Dio, guarda, sono stanco. Ma sai, anche io ero come te. Poi ho scoperto pillole di movimento e non sto più ferma. E cosa sono? Beh, vieni con me che te lo faccio vedere. Buongiorno. Buongiorno. Può dire al mio amico Lodo cosa sono le pillole di movimento? Certo. Pillole di movimento è un'iniziativa di WISP nazionale per fare attività fisica gratuitamente per un mese in palestre e piscine. È volto a contrastare la sedentarietà. Da 10 anni l'abbiamo a Bologna, quest'anno per la prima volta in 32 città italiane sarà presente in tutte le farmacie. Beh, bene, allora io ne posso prendere una per me e una per i miei ragazzi. Amici di, sì, della band, che quelli stanno sempre sul divano. Immagino. Ciao. Grazie. Bene, allora intanto ringraziamo il nostro sindaco Matteo Lepore per averci raggiunto, e ringraziamo anche Barbara che insieme a Lodo è qui con noi e è nel video. Darei la parola a Lodo
Grazie. Ciao. Scusate per la felpa improbabile. Però no, è stato divertente girare quel video. Sono riuscito a prenotare la terza dose. Mi hanno portato in farmacia. E no, c'è un brutto clima in questo paese, in questi mesi. Anche quelli che dicono cose di buon senso le dicono un po' con la bava alla bocca e alla fine non sembrano più di buon senso. E il motivo principale è che la gente è molto arrabbiata. Il motivo principale per cui le persone si arrabbiano è perché hanno poca speranza. E il motivo per cui hanno poca speranza è perché non escono di casa. E questa è un'occasione per uscire di casa. Ed è il motivo per cui secondo me è una cosa buona. Tra l'altro, uscire di casa e far circolare delle endorfine è anche meglio da certi punti di vista. Io percepisco che c'è bisogno di occasioni, di pretesti, di scuse per dire alle persone che c'è una vita fuori dalla propria stanza in questo momento. E quindi sono contento che esistano cose del genere. Poi è anche bello sapere, insomma, perché ognuno ha i suoi piccoli campanilismi, è bello sapere che un'idea nata qui, insomma, diventa un'idea per tutta Italia. Grazie. Grazie a te, Lodo. Diamo la parola al nostro sindaco, ringraziandolo per questa bellissima sala che ci ha messo a disposizione. Grazie. Non l'ho mica fatta io, quindi. però grazie a voi per aver scommesso ancora una volta su questa iniziativa, grazie alla WISP, a Lloyds, al Dipartimento di Salute Pubblica che in questo momento corre abbastanza e quindi li voglio ringraziare particolarmente. Ieri abbiamo fatto la prima mezza giornata del vaccino in piazza e so che ci sono delle adesioni molto, molto importanti, quindi è un periodo nel quale sicuramente bisogna riuscire a dare delle comunicazioni chiare e a mobilitarsi il più possibile per coinvolgere le persone. Come vedete questa iniziativa può andare benissimo anche, insomma, dalle parole di Lodo, l'avete capito, insomma è una cosa che per gli anziani va molto bene, perché insomma Lodo mi sembra l'interlocutore principale da per cui convincere questa fascia di pubblico. Ma credo che insomma anche sui più giovani questo possa fare presa. La sedentarietà, lo dico in questo caso insomma da sindaco che ha voluto tenere la delega alla sanità, è in effetti una delle questioni che più può svegliare le persone come argomento, no? Perché nella mia esperienza insomma da assessore allo sport e alla cultura ho visto quanto sia difficile convincere le persone che qualche cosa che gli può fare bene sia così facile da fare. Davvero sono rimasto molto sorpreso di quanto alcune cose quasi ovvie per noi, per le persone che nella loro vita quotidiana sono prese da mille paure, mille situazioni, mille questioni, diventano gli ostacoli più difficili da superare. E in questo momento, giustamente Lodo diceva, uscire di casa può sembrare un passo quasi biblico in questa epoca, e in effetti è così, perché purtroppo ci sono anche tantissimi giovani che hanno preso, tantissimi ragazzi che hanno preso questo periodo del Covid come un periodo pieno di paure, per cui stanno chiusi in casa. Fra gli adolescenti, nelle scuole, questa è una grandissima questione che interroga i genitori come le istituzioni. E quindi trovare una comunità che si organizza per spingere le persone a fare attività, anche cose semplici, non è affatto banale. Quindi credo che questa mobilitazione, che quest'anno è nazionale, sia davvero preziosa, perché abbiamo bisogno di riattivarci. Se qualche anno fa facevamo queste iniziative per promuovere la salute fisica, adesso è una cosa che deve servire anche alla parte psicologica. Non vi è dubbio che ci sono tante persone che hanno perso appunto sia la speranza che la motivazione di andare a scuola, di uscire di casa, di andare a incontrare gli altri. E nel mio lavoro, in particolare in questi ultimi mesi, ma vi devo dire anche in una lunga campagna elettorale, perché in un anno e mezzo si incontrano tante persone e l'abbiamo fatta durante il Covid, ho trovato tantissime persone che avevano rinunciato. Ecco. Quindi tutte le iniziative che credo che possiamo mettere in campo per dire alle persone che è il momento di riattivarsi sono molto, molto positive. Quindi pillole di movimento funziona, ha sempre funzionato e
adesso c'è bisogno di fare una grande mobilitazione, quindi benissimo che abbiate scelto di farla scalare a livello metropolitano, perché abbiamo bisogno, a livello nazionale, perché abbiamo bisogno di dare dei messaggi nazionali. Io sto molto spingendo su questo, perché quando anche il governo nazionale prende posizione, dice alcune cose chiare, vedo che sui cittadini c'è un effetto. Spesso si parla male della politica e in gran parte delle volte si ha ragione, però le istituzioni hanno un ruolo e credo lo debbano svolgere. Se le istituzioni nazionali adottano alcune campagne e danno dei messaggi chiari, gli italiani e le italiane hanno dimostrato che su cose importanti poi si mobilitano anche individualmente. È stato così per tante cose in questi 2 anni. Che questa iniziativa sia stata patrocinata dal Dipartimento per lo Sport, che insieme alla WISP abbiate costruito questa rete, io credo sia molto importante. Almeno diamo un messaggio univoco, chiaro, che anche a livello mediatico può passare. Quindi grazie a tutti per la grande disponibilità che avete messo in questa campagna. Le do la parola al nostro presidente. Grazie Paola, ma una battuta, non voglio portare via tempo alla scaletta dei lavori di questa conferenza stampa, ma ovviamente l'occasione è ghiotta, quella di avere qua accanto a me il sindaco Lepore. Intanto nuovamente grazie sindaco, grazie Matteo, hai ovviamente, non avevo dubbi, centrato lo spirito di questa iniziativa che conosci molto bene anche per i tuoi anni in questa amministrazione. Da assessore allo sport hai seguito molto bene le nostre attività. Solo uno spunto voglio cogliere, ce ne sarebbero molti ma per questioni di tempo non è possibile. Il lavoro che stai portando avanti, i segnali che stai dando con questa amministrazione, i segnali che mi permetto di dire molto positivi per il mondo dello sport sociale, tu hai dato anche in campagna elettorale. Lo dicevo in apertura, ovviamente ti ringrazio nuovamente. In apertura lanciavo, come dire, coglievo l'occasione, ecco, per ricordare, come sai bene, il nostro obiettivo, quello di arrivare a un vero e proprio riconoscimento del valore sociale dello sport. Non lo dico per piaggeria, in questa città, in questo territorio splendido come la città, ma anche l'ambito metropolitano di Bologna, e lo state facendo. Noi come organizzazione nazionale stiamo guardando da tempo, ovviamente con molta attenzione, il vostro lavoro, e quello che mi permetto di chiederti oggi, ecco, di rilanciare sempre di più anche sul livello nazionale, partendo proprio da queste importantissime esperienze locali. Ne abbiamo bisogno di amministratori come te, abbiamo bisogno di amministratori come Roberta, come l'assessora Licalzi, assessora allo sport e al bilancio. Chiudo veramente con questa battuta, Paola. Vedevo ieri sulla tua pagina Facebook, Roberta, che seguo sempre con molta attenzione, il rilancio anche di quello che già prima Michele Sciscio, di capo del Dipartimento per lo Sport, sottolineava, l'aspetto che tante associazioni e società sportive, ma anche realtà dei nostri livelli territoriali, e il Comitato di Bologna ovviamente ne è un'esperienza anche in questo senso, si trovano in queste settimane a fare i conti non solo con le restrizioni della pandemia, ma anche con il rincaro delle utenze. So che siete molto sensibili anche da questo punto di vista, e grazie anche per il lavoro con altre città metropolitane, penso Firenze, Roma Capitale, che ieri hanno rappresentato, direi, molte città anche nei confronti della sottosegretaria Vezzali. Abbiamo bisogno che continuate ovviamente su questo. Noi ci siamo con il livello nazionale, ci siamo con i nostri livelli regionali. Qua oggi con noi è anche presente Enrico Balestra, presidente del Comitato Regionale WISP Emilia Romagna, nonché componente di Giunta Nazionale e responsabile del nostro Dipartimento Nazionale Attività e Innovazione Tecnologica. Quindi la WISP c'è e la WISP vuole lavorare sempre di più a tutti i livelli, sempre in rete, a partire dalle istituzioni pubbliche sensibili. Quindi grazie ancora veramente del vostro impegno. Grazie. Parlavamo delle farmacie. Le farmacie ovviamente hanno un ruolo importantissimo in questo progetto, perché il farmacista distribuisce ai cittadini la scatola di pillole di movimento. Noi sappiamo anche l'importanza del ruolo del farmacista per i cittadini. Quindi darei la parola in collegamento al dottor Achille Gallina Toschi, presidente di Federfarma Emilia Romagna. Eccomi, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi. E intanto grazie per l'invito. Mi dispiace non essere presente, ma come potete comprendere è un momento molto delicato per le farmacie in questa pandemia e, pur non essendo lontano, sono in videoconferenza. Vi porto i saluti del presidente nazionale di Federpharma, Marco Cossolo. E, quando io sono anche in consiglio nazionale di Federpharma, quando in consiglio nazionale è arrivata la proposta di pillole di movimento, da bolognese ho detto: sposate questo progetto, perché è un progetto che funziona. È un progetto importante, quindi l'adesione è stata immediata e mi fa davvero piacere che un'iniziativa che da Bologna va avanti da 10 anni sia stata estesa a livello nazionale. Come hanno detto molti di chi mi ha preceduto, è un'iniziativa di prevenzione, di ripresa. Sapete che quando si interrompe qualcosa da uno studio, da una qualunque cosa noi interrompiamo, riprenderla è sempre difficile. Tra queste l'attività sportiva. Pensate ai tanti ragazzi, ma non solo i ragazzi, anche tanti adulti che nel momento in cui non si poteva uscire o si poteva magari uscire solo nell'isolato, o insomma nei vari lockdown che abbiamo affrontato, si è interrotta l'attività. Interrompere l'attività vuol dire chiudersi in casa, vuol dire magari prendere peso, vuol dire perdere anche quella voglia di vivere, di avere energia che ci permette di affrontare la vita nel migliore dei modi, la vita e il lavoro. E credo davvero che quindi sia importante questa edizione, ancora più di quelle che hanno preceduto negli anni, perché è il momento, speriamo tutti, di poter ripartire. Come è stato detto dalla WISP, e ci tengo a dirlo anch'io, è un'iniziativa semplice. Tante volte ci sono iniziative magari di grande valore, però compilare moduli e quant'altro. Qui il cittadino, qui abbiamo anch'io la scatoletta, deve venire in farmacia e chiedere le pillole di movimento. I bolognesi lo sanno già, anzi le chiedono ancora prima che arrivino, perché sanno appunto che in questo periodo parte questo progetto, ma visto che ci rivolgiamo a una platea nazionale, il cittadino va in farmacia e chiede pillole di movimento, viene consegnata questa scatoletta che sembra una medicina, e da lì il cittadino in autonomia può attivare il percorso, la palestra, la piscina, quello che desiderano fare. Quindi davvero, qui mi rivolgo ai media, è molto semplice, è una scatoletta di grande valore, perché è una ripresa e credo che veramente mai come in questo momento ne abbiamo bisogno. Le farmacie, noi a Bologna come Federpharma, assieme appunto a Lloyds, siamo partiti tanti anni fa, ma le farmacie su tutto il territorio sapete che sono dislocate dai piccoli paesi, dove hanno praticamente, sono le uniche, quindi hanno veramente un ruolo importante, alle periferie, ai centri abitati, quindi sono capillarmente distribuite, quindi credo che questo progetto possa davvero arrivare a tutti i cittadini. Noi siamo a disposizione, devo ringraziare ancora WISP per questa grande questo grande progetto, il Comune di Bologna, il Sindaco per questo invito, e anche perché insomma questo progetto è partito da Bologna, insomma è davvero, mi fa piacere che le farmacie possano contribuire a far sì che questo progetto venga esportato a tutto il resto del paese. Grazie. Grazie a lei, grazie. Darei la parola a Arianna Furia, che è qui con noi, responsabile del gruppo Admenta Lloyds. Grazie Arianna. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Qui, va bene. Buongiorno a tutti. Admenta Italia Lloyds Farmacia, fin da subito, perché questo progetto è nato 12 anni fa, poi vede 11 edizioni, ma noi fin da subito abbiamo capito la bontà di questo progetto, che parla veramente di prevenzione e di contrasto alla sedentarietà. Come hanno detto, e quindi non mi voglio ripetere, quest'anno è importantissimo, perché quest'anno veramente è un messaggio importante, diamo del movimento, concretizziamo l'importanza del movimento. Ogni giorno in farmacia noi dispensiamo tantissime scatole di farmaci, queste sono le scatole che ci piace dispensare, perché ci permettono di parlare di prevenzione e di movimento, che oltre a fare prevenzione e quindi a contrastare la sedentarietà, ci permette anche di dare l'opportunità di riavere e riottenere un equilibrio psicofisico di cui ce n'è veramente bisogno.
finalmente la soddisfazione di vedere questa bellissima iniziativa ampliata a livello nazionale, quindi noi oltre a Bologna, avendo più di 200 farmacie su tutta Italia, riusciamo a dare questa opportunità anche in città come Padova, Ferrara e Firenze, e quindi veramente complimenti di nuovo a WISP, grazie al Comune di Bologna che fin da subito ha sostenuto questa attività, e niente, non tolgo altro tempo perché poi insomma tante altre cose sono già state dette. Grazie, grazie davvero. Grazie. Darei la parola a Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'azienda ASL di Bologna. Ivano, se puoi dare il microfono, ringraziandolo per la partecipazione. Sì, grazie, grazie dell'invito. Devo dire grazie del lavoro fatto in questi 12 anni, in modo particolare a quelle che sono state i riferimenti per noi anche come tecnici della sanità, il Comune, WISP e tutte le associazioni sportive che hanno partecipato, oltre a quello che è stato un momento di ulteriore collaborazione con le farmacie. Devo dire, e parlerò poco perché i tempi sono quelli che sono, ma ritengo come sanità pubblica, come tecnico della salute, che lo sport è il vettore della salute, è un vettore in tutti i sensi. Se andiamo a vedere i risultati che stiamo vedendo adesso per questo stop dello sport, perché poi il movimento è stato stoppato per un paio di anni, come gli stili di vita della nostra città, dei nostri cittadini siano cambiati, in peggio, a indicare proprio quanto lo sport sia veramente il vettore della salute. E non è soltanto una questione di obesità, questione anche di stili di vita, dell'uso del fumo di tabacco. Un incremento del 4% in questo ultimo anno è un elemento che fa pensare quanto lo sport, se affiancato a questi tipi di stili di vita, riduca il rischio, il fattore di rischio di entrare in questa dipendenza. Il consumo della frutta e verdura, stare a casa anche in una condizione economica non facile, ha voluto dire un incremento del 10% di persone che non fa uso adeguato di frutta e verdura. E quindi anche il discorso della sedentarietà. Un incremento della sedentarietà di circa il 2% è una cosa che rappresenta effettivamente come lo sport sia il vettore della salute. Ed è un vettore di salute a tutto tondo, come diceva anche il sindaco. Non è un vettore di salute soltanto di fisico, di problematiche fisiche, ma fondamentalmente di tipo psicologico, perché crea quell'aura di benessere che è necessaria per star bene e portare avanti anche problematiche di salute che sono vissute molto meglio se si è in quell'equilibrio che lo sport dà. Pensate a quello che noi facciamo con le malattie cronico-degenerative, con le persone che hanno questi problemi, sostenendo anche in quell'occasione lo sport, il movimento, più che sport, il movimento. L'attività fisica come un elemento che accompagna la persona attraverso terapie difficili, dure, complesse, che creano ulteriori problemi perché hanno tanti effetti collaterali. E questo periodo è anche stato un periodo in cui lo sport ha, e quindi anche diciamo, l'epidemia che stiamo vivendo, ha determinato un aggravamento anche di tutte le altre patologie che non sono così direttamente collegabili allo sport, no? Non è un problema soltanto dell'incremento del diabete, ma tutte le patologie cronico-degenerative, un incremento della mortalità per patologie cardiache, un incremento, un non decremento delle patologie oncologiche, una situazione di patologie apparato respiratorio, ovviamente che crescono per il Covid, hanno comunque legato e legano lo sport a questo livello di vettore di salute. Ecco. E l'azienda USL fin dall'inizio ha dato il suo contributo, è un partner che continua a dare questo tipo di contributo, ci teniamo molto e siamo molto contenti, ringrazio la WISP in modo particolare perché l'ha portata a livello nazionale, e devo dire noi avevamo avuto molti input da altre società, da altre aziende di questo tipo di progetto, e come già altre aziende, altre realtà sanitarie in Italia avevano colto questo tipo di opportunità come qualche cosa da riportare nel loro territorio fin dall'inizio, diciamo. Quindi mi fa piacere, vi ringrazio e spero che questa cosa continui tanto da arrivare anche a un livello internazionale, perché ha un senso, la facilità, la semplicità ha un senso anche per un livello europeo.
Grazie direttore, grazie anche di questa bella idea di dire chissà perché da Bologna siamo arrivati a livello nazionale, possiamo andare anche a livello internazionale. Grazie. A questo punto darei la parola alla nostra assessora Roberta Licalzi, assessora allo sport e al bilancio, che ringrazio perché ha sempre creduto in questi progetti. Grazie Roberta. Grazie Presidente, grazie Paola, ringrazio la WISP, tutte le persone che hanno collaborato ancora una volta alla realizzazione di questo progetto e anche alla costruzione di questa conferenza stampa che ha come il progetto da quest'anno un respiro nazionale. Abbiamo sentito le parole del Capo Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio, quindi chiaramente il valore aggiunto di questo progetto è che dal 2011 a oggi, in realtà sono 11 anni, ma come sappiamo sono 10 anni del progetto, perché il 2021, ahimè, si sono fermate molte cose, compreso pillole di movimento, ed era inevitabile fosse così. Siamo al decimo anno di un progetto che appunto ha visto una crescita. E prima diceva il dottor Pandolfi, che ringrazio insieme a e al dottor Astorino, a tutto il lavoro oltre che di WISP a tutti i livelli delle farmacie, lo abbiamo sentito, perché che in questo momento le nostre componenti del mondo sanitario a 360 gradi stiano così vicine a un progetto di questo tipo, e devo dire su Bologna abbiamo sempre trovato questo connubio importante e non sono mai mancati sia il dottor Pandolfi che il dottor Astorino quando abbiamo messo in campo progetti per lo sport. Questo vuol dire valorizzare lo sport, credere nel fatto che lo sport sia vettore. Ecco, il dottor Pandolfi parlava di vettore. Lo sport non è solo vettore di tutte quelle componenti valoriali che abbiamo detto, a partire dalla salute, comprendendo l'inclusione e la non discriminazione, ma lo sport in questo caso, con queste iniziative, è anche democratico, perché quando si permette alle cittadine e ai cittadini di Bologna, del nostro territorio nazionale e perché no un giorno anche europeo e con un respiro più ampio, di praticare sport, fare benessere in movimento e gratuitamente, con l'ausilio di personale competente e qualificato del nostro mondo sportivo meraviglioso che sta facendo uno sforzo incredibile, e in chiusura farò anche un passaggio rispetto a quello che diceva prima il presidente nazionale Tiziano Pesce, che ringrazio. Ecco, quando si permette di fare sport in questo modo, in salute, in condivisione, in condizioni di sicurezza mai come adesso, allora lo sport è davvero democratico. E lo sport democratico è partito da Bologna e ha dato una spinta per arrivare a livello nazionale, perché qui, quando crediamo in un progetto, ci mettiamo davvero tutti noi stessi. L'ha detto prima il sindaco Lepore, che era presidente assessore allo sport. Abbiamo fatto cose meravigliose con la WISP e con tutte le nostre associazioni sportive, proprio perché crediamo che se arrivano questi messaggi, allora le persone fanno un po' meno fatica a mettersi o a rimettersi in movimento, anche in un periodo difficile come questo. Perché si fidano, e si fidano non solo delle istituzioni che propongono questi momenti, ma anche delle realtà sportive che li hanno accompagnati anche in questi due anni difficili, quando a un certo punto è stato necessario, dalla presenza, passare magari sull'online. In tutte le fasce di età si è cercato di portare avanti progetti di questo tipo, e quindi credo davvero che il connubio sport e salute sia fondamentale, deve camminare su gambe solide, questi progetti lo sono, le istituzioni ci devono essere, è un dovere e ovviamente un piacere e un onore per me, che sono una sportiva, è assolutamente automatico pensare che fare sport faccia stare bene e che fare movimento faccia stare bene, ma per alcune persone ancora non lo è. Dobbiamo davvero far passare questo messaggio culturale nella nostra cittadinanza, come abbiamo visto, sempre più allargata. E quando si va in farmacia e ci si fa dare la scatola, oppure la persona che è dietro il banco ci propone questa scatolina, ecco, lì si sta facendo un'azione incredibile, che in questo caso chiaramente ha un periodo di progetto, una durata limitata, ma che ha un respiro molto più ampio, perché da qui, insieme alla ASL, insieme a tutto il mondo sanitario, che ovviamente colgo l'occasione per ringraziare anche del grande sforzo che sta facendo in questo momento di quarta ondata, ecco, chiediamo ai nostri medici di proporre, di somministrare medicine che non sono medicine, perché sono qualcosa di più importante, e cioè somministrare alle persone movimento.
allora lì davvero arriveremo a, dal progetto chiaramente che ha una valenza temporale e limitata, ma che si vuole poi espandere in tutto l'anno, perché la persona che va dentro una società sportiva, dentro una palestra e fa movimento e si trova bene, come diceva prima giustamente nel video simpaticamente Lodo, poi ci torna e magari si appassiona, ecco, allora dobbiamo davvero coinvolgere tutte le componenti per far sì che questo diventi quotidianità, perché le persone si esprimono nel quotidiano e dobbiamo cercare di farle stare al meglio possibile. Chiudo con una pillola anch'io, rubo la parola a Pillole di Movimento su quello che diceva prima il Presidente. Ieri abbiamo fatto un incontro condiviso con altri 7 assessori e assessori dei comuni metropolitani del nostro territorio nazionale, con la sottosegretaria Vezzali che si è dimostrata immediatamente disponibile in un tempo davvero breve ad ascoltarci. Abbiamo posto delle richieste proprio perché sappiamo che ad oggi le società sportive, che tanto ringraziamo perché sostengono questi progetti, sono in difficoltà per un calo del numero ovviamente di iscritte, iscritte, atlete, atleti, per una serie di motivi e anche per questo caro bollette. Oggi è notizia di adesso, è uscito il comunicato stampa, è partita la lettera al governo Draghi proprio per formalizzare le richieste che abbiamo fatto ieri, partendo da una richiesta di ristori immediati, ma anche con delle proposte costruttive. C'è bisogno di ristori immediati perché il tempo è importante, ma chiediamo anche, vi faccio un esempio, l'applicazione del superbonus 110, non solo limitato agli spogliatoi, ma anche all'impiantistica. Questo è un dettaglio che vi dà la misura del fatto che lo sport è sempre capace, mentre chiede, anche di proporsi come vettore culturale, sociale, di condivisione, di salute. Chiudo ringraziando davvero WISP a tutti i livelli per questo bellissimo progetto, ringraziando Lodo, perché quando questi messaggi sono veicolati, oltre che dalle istituzioni e dal mondo sportivo, da persone che hanno una grande visibilità, questo è gioco di squadra. Grazie. Grazie assessora, grazie davvero, vi porto i saluti del sindaco che ci ha dovuto lasciare e adesso mi dicono dalla regia, e ringrazio Nicole e tutto il suo gruppo che da giorni stanno lavorando per rendere possibile tutti questi collegamenti, mi dicono che hanno una sorpresa, che ci lanceranno un altro video e nel frattempo chiedo ai giornalisti se vogliono, se devono fare domande sia alle persone che sono al tavolo ma anche a persone che sono in sala, operatori WISP, direttori di impianti, persone se vogliono fare domande per entrare proprio nel merito. Grazie Nicola. Sì, non è andata sempre bene questo spot che abbiamo girato con Lodo, che ringrazio di essere stato disponibile, quindi abbiamo anche raccolto quei momenti che invece bene non sono andati e abbiamo voluto integrarli in una clip che vi facciamo vedere per la prima volta. Ciao Lodo, vieni a fare una partitina? No, guarda, sono stanco. Non te lo ricordo. No, cioè, non te la ricordi, te l'hai scritto te. Ciao Lodo, vieni a fare una partitina? No, guarda, sono stanco. Ma sai, anche io ero come te. Poi ho scoperto le pillole di movimento e non sto più ferma. Che buon piacere. Bene. Vieni a fare una partitina? No, guarda, sono stanco. E cosa sono le pillole di movimento? E tu gli dici? E con me che ti faccio vedere. Sì. Ottimo, ne posso prendere una anche per i miei amici della band? Certo. Ciao, due. Ciao, due. I 35 sono i nuovi 65, sei esatto. Carichi. Chuck. È la vita d'artisti, non è quello che stai prendendo. Giusto. È il famoso okay. Fisico da poeta. E Chuck. Una per me e una per i miei ragazzi. Tipo, sono
Sono un po' ingrassati. Troppa birra. Se lo dividono, perché... Non, non troppa attività, che poi è pericoloso. No, infatti, invece io ho un'intera perché... Bene. Sono bellissime. Sono bellissime. Ma come fate? Ma non vi vergognate? Ma un po' meno la prossima volta? Attività sportiva per tutti. Mi guardava strano, eh? Non sono delle pillole, però si tratta di movimento, però non è un medicinale. Si può dire? Alziamo il... Sono stato adescato al parchetto. Bella, bravi! Bene, grazie davvero a tutti. Se ci sono domande, se no io veramente vi ringrazio. Grazie perché avete sempre sostenuto questo progetto. E noi siamo a vostra disposizione se volete farci domande. Tutto chiaro? Beh, le pillole sono semplici, quindi non ci sono domande. Bene, io vi ringrazio. Grazie.